Monica Di Sisto, il TTIP è sempre più vicino, oggi una partecipazione popolare davvero straordinaria. Sì, gli italiani e le italiane vogliono prendere la parola su questo trattato, ci dicevano che non ne capivamo niente, ci dicevano che andava discusso tra tecnici, mi pare che ci siano tante cittadine e cittadini che invece ne vogliono discutere in posti in piazza, insieme a tutti gli altri, insieme alle imprese, insieme ai sindacati, insieme anche ai sindaci che già si sono dichiarati fuori TTIP. Si parla di un rischio per l'Europa di far la fine dell'America Latina nei confronti dell'America del Nord, è veramente possibile? Guarda, io di solito sono abituata a parlare con i numeri, si parla di una riduzione dei flussi commerciali tra i diversi paesi dell'Unione dal 60 al 70%, quindi diciamo anche a conti fatti, facendo quelli semplici a cui arriva chiunque al primo anno di ragioneria, noi pensiamo che questo trattato non ci convenga. Ma è un dovere essere qui, perché dobbiamo essere contro questi mostri, sono dei veri e propri mostri, il TTIP è uno di questi, che causeranno un sacco di bei problemi. Basterebbe vedere il NAFTA come l'ha pagato pesantissimamente il Messico. Chi vincerà in questo? Sono le grandi multinazionali e le grandi banche che vogliono avere mano libera per fare che cavolo che vogliono. Basta, è ora di finirla, è ora che la democrazia ritorni in primo piano, altrimenti non ne usciamo fuori. Oggi siamo partiti dal Veneto, dalla realtà di Capannoni, per arrivare alla realtà di Cupoloni, per dire chiaro e tondo come la pensiamo nei confronti dei paroni del mondo e di tutto quello che vorrebbe dire sicuramente l'entrata in vigore di un trattato che noi consideriamo assolutamente una NATO economica da abbattere sotto tutti i punti di vista, soprattutto in virtù dei 248 documenti segretati che abbiamo visto praticamente l'altro giorno, una cosa veramente allucinante, tutti i settori della nostra vita e della nostra esistenza assolutamente attaccati da questi paroni del mondo dei quali non vogliamo più saperne. Un accordo patronale, una NATO del commercio, vogliono farci fare la fine dell'America Latina all'insaputa dei cittadini, peraltro. Sì, il vero dramma, la vera paura è proprio questa, che tramite questo trattato si sovrapponga quella che era la NATO su tutto quello che è il sistema economico, quindi con gli stessi schemi di logiche puramente di profitto e di mercato. Vogliono portare questo trattato, vogliono farcelo applicare senza nemmeno discuterlo con la gente, senza nemmeno portarlo nelle piazze, senza nemmeno spiegarlo. Un ennesimo trattato calato sopra la testa della gente. Il problema è che questo sarà un trattato che segnerà purtroppo definitivamente determinate possibilità di autodeterminazione dei vari popoli italiani, europei, francesi, spagnoli. Quindi siamo in piazza oggi per dire questo, stop TTIP e sia l'autodeterminazione dei popoli. Perché i canali di controinformazione sia del movimento, delle associazioni di rifondazione e quant'altro comunque sono riusciti a rompere il silenzio. Del resto in Francia il movimento è diventato così forte da obbligare Hollande a pronunciarsi contro il TTIP, quindi io ho buone speranze di riuscire a far sì che il movimento cresca e si riesca a sconfiggere questa porcheria che le multinazionali vogliono fare per abolire la democrazia in Occidente. Finalmente la popolazione comincia a capire l'importanza di combattere contro un trattato che può smantellare i diritti sociali faticosamente conquistati in anni di lotte, nel nostro paese come nel resto d'Europa. Il TTIP è un cavallo di Troica mediante il quale le grandi multinazionali vogliono prevalere, vogliono ottenere la possibilità di citare in giudizio addirittura quegli stati che si permetteranno il lusso di tutelare l'ambiente, di tutelare la salute dei cittadini. Si parla di NATO commerciale, cosa c'entra l'ambiente? C'entra. L'ambiente c'entra perché l'Europa, diciamo, con difficoltà, e anche l'Italia ha fatto dei passi per cercare di preservare l'ambiente, penso agli OGM, tanto per citare una cosa, e questo accordo sarebbe devastante, nel senso che arriverebbero sul nostro mercato prodotti modificati di ogni genere, e questo è, diciamo, non soltanto un principio di colonizzazione che l'America vuol far passare, che riguarda non solo l'ambiente ma anche la cultura. Cioè è bene che noi teniamo presente che questo TTIP è un problema molto serio per, diciamo, le ultime resistenze dell'Europa ad essere qualcosa di diverso rispetto al resto del mondo. In Italia la discussione sul TTIP non ha avuto ancora la diffusione che merita un intervento così grave, che fa arretrare ancora di più i diritti delle persone, i diritti dei lavoratori, i diritti dei consumatori, la democrazia, e dobbiamo bloccarlo, non assecondare chi vuole qualche aggiustamento al margine che non risolverebbe i problemi.